Bentornati nel vigneto di Pino Nero del Travaino dell'azienda Il Mosnel. Sono Flavio Polenghi, il direttore tecnico dell'azienda Il Mosnel, e questa volta non sono solo, ma sono in compagnia di Giacomo e Marco, che ci faranno vedere le operazioni di potatura. Il vigneto sta iniziando adesso il suo terzo anno di vita e l'operazione di potatura che viene eseguita in questo momento è un'operazione molto importante, un'operazione fondamentale, in quanto si andrà a scegliere il tralcio che poi rappresenterà il cordone permanente del vigneto. Come possiamo vedere, la vite nella scorsa annata vegetativa ha prodotto diversi tralci. L'operazione che deve essere fatta adesso è quella di andare a scegliere tra questi tralci che sono stati prodotti quello che abbia una giusta vigoria, quindi non sia troppo esile e non sia nemmeno troppo sviluppato, un tralcio che sia ben lignificato, viene pulito come abbiamo visto adesso. Bisogna scegliere anche un tralcio che sia abbastanza diritto, quindi che non presenti delle pieghe, che non presenti delle curvature strane, in quanto poi andrà a costituire il cordone permanente del vigneto. Il tralcio, se come in questo caso presenta una discreta vigoria, viene lasciato abbastanza lungo in modo tale da poter poi successivamente piegarlo e distenderlo sulla banchina, sul filo di banchina, ed ecco che avremo la nostra vite che è impostata poi per la produzione dell'anno. Se invece il tralcio non fosse così ben sviluppato, la pianta non viene forzata, ma come possiamo vedere in questo caso, il tralcio viene lasciato più corto e l'operazione poi di portarlo in banchina verrà fatta il prossimo anno. È un vigneto al terzo anno, quindi non si vuole forzare eccessivamente la vite. Altra nota che possiamo vedere in questo filare, potete vedere che qui è stato distribuito del compost, quindi un concime completamente organico, costituito solamente da frazione organica al 100%, e è stato distribuito in questo vigneto perché questo vigneto, insieme a altri dell'azienda, verrà poi coltivato con i criteri della produzione biologica.